Ci sono delle versioni rispettose, ma a volte quelle rispettose sono ancora più coraggiose di quelle invece che cercano di fare, di variarle e portarle a casa nel proprio mondo musicale, ecco. Quindi in ogni caso sono sempre coraggiose, ma ripeto, sono cose che si fanno perché è quello che ha fatto Fabrizio sempre, no? Fabrizio si è sempre ispirato a qualcuno, ha avuto sempre vicino dei collaboratori, proprio perché insomma c'è bisogno di linfa che arriva o dal passato o anche dal presente. Quindi, e questo mi fa piacere che in un momento come questo, dove si crede di essere molto distanti dalla musica attuale, e in effetti se osservate bene, fra l'altro, le scelte che hanno fatto sono quasi essenzialmente di brani quelli più romantici, no? meno politicizzati, quindi si vede che si ha bisogno anche di questo. Il progetto Faber Nostrum, che nel nostro mi indica l'appartenenza, indica forse Mare Nostrum, il Mediterraneo, che è un mare apparentemente nostro e tranquillo, ma è così insanguinato. La città fin dall'alto medioevo, come sapete, con il più grande numero di immigrati. Io ho scelto di interpretare Canzone dell'amore perduto di De André per più motivi. Vabbè, ci sono legato visceralmente da quando sono bambino, ed era quella che sicuramente più interpretabile fra le, anche se non è forse la mia canzone preferita di De André, però era la più interpretabile perché fa parte di del suo periodo anni 60, in cui ancora la melodia prediligeva rispetto quasi anche al testo e al significato, e quindi mi è venuta anche più semplice interpretarla. Il disco è molto valido, è molto eterogeneo, e questo mi fa piacere perché ognuno poi ha cercato di mettere del suo, anche mettendosi in gioco parecchio, alcuni hanno addirittura cambiato i testi, e quindi è bello che ognuno l'ha visto dal suo punto di vista, ed è forse anche giusto così. Fabrizio è vivo e lui era super contemporaneo, quindi è giusto renderlo sempre nuovo e sempre attuale.